Vi voglio raccontare nel nostro dialetto di Cavenago una storia che mi raccontava sempre il nonno. Allora, questa qui si chiama la storia del Ran Ran. Dunque, in Verumà, aghero un bus bel grosso, in due che, tanti ma tanti anni fa, abitava un luf e una volpe, che due chi erano amici e andavano in giro ogni tanto per rubare qualcosa da mangiare, perché erano sempre fame. Una sera arriva in vero un casinot e aveva anche che il paesan che sarà su a ciaf la porta del casinot e il va a casa. Però, fra dal casinot, all'era la salì la gabbia di Gain, ma all'era veia. Forse, forse, pensano, avverdì che i Gain e alla sacchia venga portata come al solito. Allora aspetto un mezzanotte, e dopo, quando sei sicuro che il turnamento è in tre, avedo insomma. Passa mezzanotte, avanti al casinotto, allora al casinotto alghera visen un pulè, calghera una porta, ma in basso una portisina sarà da pena con un gancetto in due che andava denti gain. Safana dervan al gancetto, la ulp, la varda denta, o bestia che denti gain. Ben ven la gaffa all'uf. Andai in denta perché che denti gaine, che lì una bella cavagna piena da uffi, a me mi piace gli uffi. Andai in denta, all'uff, al mangio un paradufo. La volpe invece ne mangia proprio tanti perché l'era gulusa e a un certo punto l'è talmente piena che la decide andare a fare sull'era a ciapa un po' d'aria. La guarda che mi vuoi fare, ma ti mangia noi gaine? No, perché mica la fa più, vuoi fare. Invece all'uff le resta denta, comincia a mangiare una gaina. A mangiare un'altra, veniva per più. Lei la ciampara da volla, che dice, oh, allora, ti veniva fe o no? Ma che dopo ti passa più da spurtele, perché spurtele era piscinene, e l'ufflera era giomò un po' più se grossa dalla volpe. E niente, quella continuava sta denta, e ben mattina arriva il paesano. Allora la volpe la gada una bella usata, che dice, oh, va che le dre riva, scappa fa, che la fa una passata a spurtelè, perché era un bel pancione, che la faceva no. Allora la gadis, guarda, allora fasemici, ti cerca da venire fa, mica va incontro al paesano, cerchi da fermar. Ma la volpe, allora furba, la sapeva che se andava dal paesano, poteva venga a fermare, era piccinina, e poi ti ha fermato al paesano, al Tamassa quelli. La si è nascondita da dritta alla pianta dall'incoster, noi lo chiamiamo Sambuco. Intanto il paesano arriva al casinotto, al derva con la ciaf, la porta, dal pulè, o bestia, al bellì, in d'un canton all'uf che il gran venta rinscì. Da quell'altra parte che era lì, tutti i gus in terra di uf con su tutti i todda gaina masada. Ah, che venne nervoso, la sarà sulla porta, la ciapa un baston e pim, pam, 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 ma gana da tanti, ma tanti, cal por l'uf lì che guarda. Alle menga mor per miracolo. Alla fine riuscì a scappare all'uf. Le scappa e ne andà lì anche a lui in due caghera la pianta dall'incostar. Intanto la ulp, la ghera prima magari che se la ciappava insieme un po' anche a lui perché l'era ciappa i bot, insieme a lei, perché l'era ciappa un po' da bot, se la fa alla sera sporcata tutta con tutti gli acini dalla pianta dall'incostar e l'era tutta russa. All'uffa arriva, ai ai, che ma sceppa la scena, ma sceppa io. E lei, più se forta, mo, oh che dolor, che dolor, oh che dolor per salvati. Sono andata al paesano, al mamma sacrava, che ma so consciata, riesci più nemmeno a lua su. All'uffa, quando la sentita, dici, era risconsciata in scip, sembrava piena di sangue. Oh puerina, cia cia cia, ta ciapi in braccio mi va, ta metti su sulla spalla e ta porti a catur, dentro in dal nos busc, sa cuir un lasci. Oh che bravo casè, che bravo bagai. Insomma, tira su la volpe in spalla e se incamina sul sentè a vanno in vera al busc, no? E all'uf puerina fasi a fatica a camminare perché da buona gran scepaios. La volpe invece era lì con la alco voltata da dre e la vedevano. E lei la cantava su tabus e lui la sentiva no. Ran, 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 l'elma la cal porta al san. Ran, 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 l'elma la cal porta al san.
Beh, spero che vi sia piaciuta la storia. Ciao a tutti.